Comitato Nazionale di Radicali Italiani, qui Liberi TV è in spedizione come sempre per le interviste, però capita pure che Liberi TV faccia delle iscrizioni e abbiamo qui un neo iscritto con noi. Gli chiediamo ovviamente subito, lo conoscete benissimo, Alexandre Rossi, gli chiediamo subito perché sei iscritto a Liberi TV. Ringrazio Liberi TV per questo spazio e per tutti gli spazi che finora mi ha dato e soprattutto per la sua mission ed è il motivo per cui mi sono iscritto. È un'associazione libertaria e soprattutto un sito internet, una testata giornalistica che fa in modo veramente contemporaneo e sempre attento servizio di pubblica utilità. Basti pensare al settimo municipio e tutte le sedute del settimo municipio del comune di Roma Capitale, dove appunto i cittadini possono sapere su cosa deliberano, su cosa discutono e tutte appunto le decisioni che prendono, che prende quell'assemblea istituzionale a livello locale. Il motivo appunto perché mi sono iscritto sono tanti, non solo per idee, perché è ideale, come dice appunto il nome della testata è Liberi TV e sono liberi le persone che ci lavorano e le persone che vengono intervistate eccetera, ma anche proprio per la sua mission che insomma molto secondo me avrebbe da insegnare a quella RAI che un po' contestiamo, contrastiamo, e lo dico sì assolutamente da autore anche radio televisivo, fa veramente un lavoro che secondo me la RAI così vecchia, così ingessata, cotonata, avrebbe molto da imparare da realtà come quella di Liberi TV, il cosiddetto new journalism, quelle dei blogger, quelle delle persone che di strada, appunto come sono i radicali. Liberi TV, so che dal compagno amico Gianni Colaccioni, che non è un'associazione radicale, ma io la ritengo un'associazione radicale perché è un'associazione fatta appunto da persone libere e da un'idea appunto libertaria di informazione, quindi è perché no radicale. Una radicale secondo me non è quell'associazione che ha il timbro, lo stampo di qualche turco o ottomano che passa, ma perché dentro ci sono i radicali. Una casa è radicale non perché c'è passato un turco o un ottomano e ha dato un Vaticano o ha dato il timbro, ma perché dentro ci sono persone che vivono radicalmente la loro realtà e che sono appunto e si ritengono, si riconoscono come radicali. Perfetto, allora questo spot è stato fantastico, lo utilizzeremo se ci dà la possibilità proprio per come... roba nostra sta brutto, cosa nostra. Adesso è nostra perché fai parte di questa associazione. Passando da questo al comitato, come ti sembra che stia andato? Tu sei parte del comitato, fai parte del comitato? Sì, questa è la mia prima riunione di comitato, assemblea del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, da membro, io già ho partecipato da osservatore e finora non sono mai intervenuto, neanche adesso vorrei intervenire, ho un mio discorso, delle argomentazioni che vorrei esporre ai compagni, alle compagne, ai dirigenti, non mi sono ancora segnato, lo vorrei fare con però la garanzia della presenza della segretaria perché e da dopo la pausa del pranzo non c'è, penso per suoi motivi legati insomma al movimento, però c'è questa importantissima assise e lei non c'è, quindi vorrei fare questo discorso perché tra le persone che indirizzerò il mio intervento c'è anche lei, oltre al tesoriere e ad alcuni compagni. Senti Alexandre, hai fatto pace con Giorgio Pagano? No, io faccio pace con Giorgio Pagano, no, non c'è mai stata neanche nessuna dichiarazione di guerra, ma perché ne vale la pena? Era una battuta perché sappiamo che c'è stata tutto quanto una diatriba, una polemica che si è sviluppata soprattutto su Facebook, da cui poi peraltro è scaturito anche un mini videino, non so se l'hai visto. Un mini videino? Sì, c'è stato un mini videino che ha fatto Giorgio Pagano in cui ci sta tutta quanta la visualizzazione di Facebook delle varie affermazioni che ha ritenuto offensive, chi è che ha messo i mi piace, chi ha messo... Allora volevo sapere se in qualche modo avevi se avessi fatto pace con lui. No, non ne vale la pena, lui è un grande.
lo è Mario Staderini. No, non parliamo di personalità, persone, talenti, impegni, ingegni, non di chi, del nulla, insomma, suo. Perfetto, va bene. Grazie Alexander Rossi di essere parte di questa piccola grande avventura che è Libri TV. Grazie a voi. Grazie ancora.